Ciao a tutte ragazze, benvenute sul mio canale. Oggi vlog, sto tirando sulla serranda come sempre perché mi devo sempre attaccare alla finestra per poter vloggare perché qui continua a piovere. Non so nelle vostre città, ma so che è un disagio un po' dappertutto. Non se ne può più, non se ne può veramente più. Comunque sto aspettando che mi si asciuga lo smalto, ho messo giusto un po' di smalto perché l'unghia proprio così senza nulla, poi io che sono abituata alle ricostruzioni che facevo eccetera, a vederla senza niente mi rattrista proprio, quindi ho messo questo rosa molto delicato. Nala, tutto ok, sento rumori strani e niente, quindi sono qua che soffio. Mi piacerebbe prima o poi riuscire a comprare uno di quei prodottini che asciugano velocemente lo smalto, perché se c'è una cosa che io odio è star lì a far 2 ore così. E vabbè, comunque avevo voglia di farmi una tisana, in realtà manca pochissimo all'uscita da scuola di Fede, sì pochissimo, insomma poco meno di un'ora, e quindi andrò a prenderlo, poi passiamo dall'edicola perché gli ho promesso un premio perché sta prendendo un sacco di bei voti a scuola, quindi gliel'ho promesso, quindi faremo un saltino lì e c'è una bustina, una cosa che ha visto in TV che voleva prendersi, sicuramente robe schifose tipo slime con le farine lì. E niente, quindi vedo se ce la faccio a farmi una tisanina. Sono ancora in pigiama appunto perché volevo già vestirmi per iniziare il vlog, ma ho paura di rovinare lo smalto e se mi tocca rimetterlo mi arrabbio perché è sempre così. Scusate il buio, ma che ci devo fare? Che devo fare? Voglio il sole, ragazzi. Se pensate che stamattina per un quarto d'ora c'è stato un raggio di sole, io vi dico solo che mi sono attaccata alla ringhiera del balcone e sono stata lì a prenderlo, così neanche fosse estate. C'è ancora un po' di casino in casa, non fateci caso, devo spicciarmi. Ora vi faccio vedere che cielo nero che c'è. Questa è la situazione triste, davvero davvero triste, non vi dico che freddo, che umidità. Quindi adesso chiudo. Anche se poca roba, faccio partire una lavatrice perché non faccio maxi lavatrici perché non asciuga poi la roba. Però questa la devo per forza fare perché c'è la divisa di Ricky del lavoro e quindi la faccio partire ugualmente. E altre cosine, insomma, che mi servono. E almeno insomma la metto vicino al termosifone. Questo qua è buonissimo, alla fine ve l'avevo fatto vedere nella spesa forse che avevo fatto, è veramente buono, è della felce azzurra e ha il tappo di questo color turchese, veramente wow. Mi sono data una sistemata giusto per sembrare più umana e mi dispiace un sacco perché questo qui praticamente da buttare, che è il Pupa Vamp Extreme, sono trovata molto bene con questo qua, infatti se lo troverò in offerta lo voglio riprendere perché non in offerta è un po' caro, vedete ha fatto tutta la pappetta, quindi è da buttare secco, non c'è più nulla. Quindi mi è rimasto solo più questo qui della Unique, però sono molto delusa, nel senso che puzzano, cioè nel senso anche il correttore, no? Adesso io ho finito il fondotinta, devo comprarlo, però sia fondotinta che questo correttore Touch Mineral che avevo preso dalla Unique, neanche così tanto tempo fa, un paio di mesi, non l'avevo mai utilizzato, quindi era nuovo, sigillato, però ha un odore che non sopporto, sarà che sono anche in gravidanza, non lo so, però io vi dico, io come fondotinta ho sempre utilizzato quello della Pupa ed è fantastico perché ha un profumo che mi piace tantissimo, anche questo mascara qui della Pupa non ha quasi un profumino all'interno, cioè non è fastidioso, invece questo proprio puzza e non,
non riesco proprio ad utilizzarlo. Comunque, ora mi vado a preparare perché è veramente tardi, sono le 4 e 5, non devo andare da nessuna parte di eclatante, semplicemente a prendere mio figlio e a fare questo paio di commissioni, tra cui l'edicola, quindi però non volevo, avevo voglia di riprendermi un po' e truccarmi, anche se appena uscirò si gonfieranno tutti i capelli come se fossi una pazza, pazienza, e vado a vestirmi, vado. Questa è la situazione pancia. Al momento fiato manca sempre di più. E vabbè, direi che sono 6 mesi ben visibili. Credo sia vera la, come si dice, il detto che dice appunto che il secondo figlio, insomma, sporge di più del primo perché si vede parecchio. Va bene, io sono in ciabatte, adesso mi metto le scarpe e vado a prendere Fede. Ok, ce l'abbiamo fatta. Andiamo. Tornata a casa. Allora, vi appoggio qui. Fate caso allo straccio là, ma devo lavare ancora per terra, quindi l'ho messo un attimo lì in stand-by. Allora, sto facendo un frullato di frutta. Oggi facciamo questo tipo di merenda molto sano e nutriente, anche perché mi è venuta una leggera fame. E poi ho 2 banane da fare, da consumare, quindi così non mi va tanto. E quindi quando non mi va proprio la banana in sé, io sfrutto scusate il rumore della lavatrice, il fantastico frullatore che mi ha regalato mia nonna a Natale. Mi vedete semi illuminata perché la luce è sotto la cucina. Ho messo 2 banane perché la vuole anche Fede e una mela. Alla fine in edicola lui ha scelto uno slime, se non erro si chiama Snow, che non è di quelli che appiccica, che io odio tantissimo. È una specie di antistress, una cosa del genere. Dopo proviamo a farvelo vedere, spacchettiamo con voi se vi può interessare. E io ho preso una rivista. Solitamente preferisco io il mio bambino, però c'era in regalo un biberon azzurro, quindi non mi interessava particolarmente, quindi ho preso insieme. E c'è una pochettina con tutti dei bambù sopra, che magari mi può essere utile da utilizzare poi per l'ospedale. Una pochettina in più fa sempre comodo. Ok, finisco di tagliare questa mela qui e poi frulliamo tutto. Allora, fa vedere un po'. Bello, pasta snow. Sì, vai. Speriamo che è quello che volevi tu. Piano, una mano. Guarda che ti fai male. Ok, Io invece ho preso questo qui insieme e dietro c'è appunto questa pochettina, adesso la apro con voi. ci sono 4 lati. Ma poi la tua scatolina. Apriamo il giornalino, vediamo com'è questa pochette. È buonissimo, ho frullato quindi ho già finito. Sono contenta che ti è piaciuto. Allora, questa è la pochette.
caruccia, dai, semplice, con tutte queste palme. Sembrava bambù, invece mi sa che sono palme. Così. Sicuramente la userò per qualcosa. Da mettere magari in valigia poi. Non ce n'è, ne vuoi ancora? Sì! Panni stesi, non ci posso credere. Finalmente ho finito. Ho anche ritirato quello che prima era steso, perché ahimè con questo tempo ci mette molto di più ad asciugare. Infatti lì c'è la lavatrice che ho fatto ieri sera, sì, ieri pomeriggio tardi, ma vi assicuro che non è proprio... la lascio ancora un po' lì, insomma, nonostante vicino abbia comunque il termo. Va bene, speriamo che smetta prestissimo di piovere, perché a me piaceva comunque a volte mettere anche lo stendino fuori, o a volte se c'è una bella giornata di sole, le lenzuola, le cose grandi le stendo ancora fuori, perché comunque è ancora un bel sole caldo. Va bene, adesso sto un po' con Fedino e inizio a pensare un po' alla cena. Allora, mentre Fede si guarda i cartoni animati e gioca con il suo slime preferito, io stasera faccio questo minestrone qua per integrare un po' di verdura. Questo qua era in offerta, non mi ricordo dove l'ho preso, forse al Bennett, non sono sicura. Comunque questo qua della Orogel leggerezza, questo qua solo 12 calorie per 100 grammi di minestrone. E volevo dirvi cosa c'è dentro, ma allora, carote, zucchine, pomodori, fagiolini, zucca, cavolfiore, sedano, spinaci, funghi, prataioli coltivati, porro, cipolla, broccoli e basilico. A me piace molto perché non è pesante, non è di quelli super carichi, e quindi quando lo trovo in offerta lo prendo, altrimenti no. Lo faccio tutto, in caso avanza c'è già per domani, lo mangerò anche domani a pranzo. Domani tra l'altro devo andare a fare gli esami, sono molto felice, magari se riesco vi porto con me. Tanto c'è anche, dovrebbe venire anche Riccardo con me, mi ha detto che veniva perché domani è a casa di riposo. Aspetta un secondo. E quindi niente, andrò a fare questi esami del sangue. L'unica cosa che mi consola quando faccio gli esami del sangue è che ci scappa sempre la colazione al bar, quindi è la parte più bella degli esami. Molto bene, io metto su il minestrone e conto già di editarvi questo vlog per stasera e caricarvelo già stasera. Spero di riuscirci, in caso perdonatemi, andrò online domattina. Tanto domani farò un altro vlog, perché appunto vi porto con me a fare gli esami e insomma passerete la giornata con me se vi va. E intanto accendo il fuoco, così non perdo tempo, anche perché sono già le 7 credo, quindi qua comunque bene o male ci va un quarto d'ora, 20 minuti. E vado domani, perché Ricky domani è di riposo, almeno andiamo insieme. Con sto tempo dove vuoi andare? Ti passa la voglia di tra un po' mi passa la voglia pure di portare Fede a scuola. L'altra stamattina diluviava così forte che a malapena sono riuscita a portarlo a scuola, cioè incredibile. Ah sì sì, però se piove forte di traverso ti bagni proprio i vestiti, è una cosa assurda.
essercene meno. Qualcuno ancora c'è. Stamattina stavo facendo il letto matrimoniale, no? Tiro il lenzuolo dal lato di Ricky, metto a fuoco, vedo un'ombra nera, metto a fuoco, c'era una bella cimice. Io, amore, hai dormito con la cimice! Che schifo, mi fa mamma, ma sarà arrivata adesso che hai aperto la finestra. No, mi fanno schifo, non ce la faccio, le cimici proprio... No, ma non ce la faccio, poi quando inizio a sentire quel tac tac, mi inizio a guardare intorno e sicuramente ce n'è una. Mentre attendo che il minestrone sia pronto per poi frullarlo, stavo guardando questo volantino che ho preso da Lidl l'ultima volta che ci siamo stati io e Ricky, e guardavo appunto che è già dedicato al Natale. Queste sono offerte dal 5 di novembre, quindi da ieri fino all'11 di novembre, e a parte le cibarie che tipo io ho già addocchiato questo patè di cipolla rossa con olio extravergine di oliva che prendevo all'Eurospin, ma ahimè non fanno più, cioè perlomeno nel mio Eurospin non c'è più, sparito, scomparso, e per 1,49 € voglio provarlo assolutamente. Però a parte questo, vabbè, qua ci sono già tutti i dolcetti, vedete, per Natale, i Babbi Natale di cioccolato. Però a parte appunto l'alimentare, volevo farvi vedere, vedete qua 2 kg di pasta, 1,09, vabbè, no, è che alcune proprio ti attirano veramente, quindi voglio poi vedermele tutte. Comunque qua c'è il reparto uomo, quindi attrezzi e cose. Qua c'è un piccolo reparto tecnologia, vedete qua ci sono delle piattine, dei cavetti per caricare il cellulare, 4,99 buono, la power bank per caricare il cellulare fuori casa, delle casse bluetooth, insomma per gli amanti della tecnologia c'è anche tante cosine carine. Poi qua piante, e poi guardavo qua, vedete che c'è la parte sul Natale, l'incanto del Natale, mi piacerebbe appunto fare con Fede, e volevo prendere queste formine qua, dove vedete c'è l'omino biscottino, l'omino pan di zenzero, insomma come si chiama, poi c'è la campana, c'è la stella, l'albero di Natale, lo stivale, insomma carino per fare dei dolcini, dei muffin, delle tortine a questa forma qua, dei biscotti. E ci sono anche a forma di stella, però sono tutte stelle, credo. E poi ci sono anche un po' più piccini, quindi mi ispiravano sia questo che questo. Dovrei vederli dal vivo per capire le dimensioni effettive. E poi appunto qua c'è le varie teglie per fare i dolci, per cucinare. 6,99 una teglia, insomma mi sembra anche questo un buon prezzo. E poi guardate qua, c'è tutte le scatoline per fare i regali, guardate questa che bella, 7 scatole per biscotti, 3 pezzi, 3,99 €, cioè questo dà anche da prendere, guardate che carine da esporre in cucina, davvero carine anche queste per fare dei regali, 7 scatole per biscotti, sempre 3 pezzi, sono più grandi, però queste sono da fare magari dei regali, anche queste, però io già queste le esporrei in cucina. Poi tovagliette, qua c'è tutti i grembiulini, guanti. Poi avevo visto una pagina dove c'erano anche già le palline di Natale, non so dove me la sia persa. Vediamo. Niente, non trovo più le palline di Natale, forse me le sono sognate. Comunque alla Lidl già l'altra volta ho trovato tutti i set di palline per l'albero di Natale e quant'altro. E poi voglio prendere anche questo, sicuramente lo prenderò adesso che è in offerta, perché poi dopo si trova a più di 6,90 €, quindi è carissimo poi dopo. E prenderò questo per Fedino, perché a lui piace tanto quello della Kinder, quindi questo è lo stesso che gli abbiamo preso l'anno scorso. Ed è in offerta 4,89 €, così ce l'abbiamo già pronto per il 1° di dicembre. E invece a me piacerebbe tanto quest'anno prendere un calendario dell'avvento make-up. Sto valutando, ce ne sono diversi che costano veramente poco, forse mi pare da Sephora,
E niente, poi guarderò bene, insomma, tutti i prezzi, anzi, se avete consigli da darmi, scrivetemi qui sotto nell'info box. Però quest'anno invece che i dolci volevo qualcosa di diverso, qualcosa di make-upposo, oppure qualcosa per il viso, vedere un attimino, insomma, qualcosa di diverso, che non sia il solito cioccolatino tutti i giorni, anche perché non mi fa così bene a me adesso. E niente, ragazze, io credo che vi saluterò qua. Spero che questo vlog vi sia piaciuto. Vi mando un grande bacio e ci vediamo domani con un nuovo vlog. Ciao!